Canale Poracci, oh, bentornati sul mio, benvenuti. Era così, no? Nintendo ha deciso di festeggiare il Mario Day con un giorno di ritardo, che lo rende in realtà il Mari Day, ma questa è un'altra storia. Quindi ho deciso di proporvi un video dove anche noi festeggeremo l'icona del mondo videoludico, con una bella lista di 10 più un titolo. Non andremo a prendere i migliori giochi che hanno visto l'idraulico italiano come protagonista, sarebbe troppo semplice, ma piuttosto vi indicherò quali sono, secondo me, alcuni dei titoli meno conosciuti che meritano assolutamente di essere riscoperti. Il listone è aperto e aspetto nei commenti i vostri suggerimenti, se ci sono insomma altri giochi che secondo voi meritano ma non sono conosciutissimi. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il canale come meglio credete, con un like, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social, o anche offrendomi un caffè virtuale su Ko-fi, dove, indovinate un po', troverete i memini in HD. Fermate proprio! Iniziamo con il titolo più sconosciuto di tutti, Super Mario Bros. Ok, il gioco è abbastanza famoso, ma vi voglio parlare della sua edizione Deluxe, uscita nel 1999 su Game Boy Color. Questa edizione Deluxe del primo platform di Mario non solo è forse la migliore forma di un grande classico, ma è anche il perfetto esempio di come dovrebbe essere fatto un remake. Il gioco straborda di contenuti aggiuntivi. Tra le tante novità c'è una mappa di gioco sullo stile di Super Mario Bros. 3, la possibilità di giocare in multiplayer, sia cooperativo che competitivo, e 8 livelli aggiuntivi basati sugli stage dei The Lost Levels. Oltre a miglioramenti grafici per quanto riguarda qualche animazione e sprite, il Deluxe era compatibile anche con il Game Boy Camera. L'unico problema è che la minore superficie di visualizzazione riduceva il campo visivo, rendendo l'azione di gioco più difficile da leggere. Se avete intenzione di rivivere l'esperienza originale di Super Mario Bros. Sotto una nuova luce, vi straconsiglio questo Deluxe, che è ancora disponibile sulla Virtual Console del 3DS. A proposito di remake apparsi su console portatili, non sono assolutamente da sottovalutare tutti gli episodi approdati su GBA. Al di là dei nomi eccessivamente lunghi e confusionari, si tratta di ottimi porting con aggiunte significative, soprattutto nel caso di Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3. È un unico titolo. Allora, facciamo chiarezza sul nome. È il quarto titolo apparso nella collana dei Super Mario Advance ed è un porting migliorato del remake di Super Mario Bros. 3 apparso sulla All Stars. Semplice, no? E basti sapere che il gioco aggiungeva il supporto all'e-reader, un accessorio semisconosciuto che permetteva di scannerizzare delle carte vendute separatamente per aggiungere dei contenuti in-game. Una sorta di antesignano degli Amiibo, insomma. Fatto sta che in Super Mario Bros. 3 per GBA era possibile sbloccare tantissimi contenuti inediti tramite l'utilizzo degli reader, tra cui numerosi livelli mai visti prima. La periferica non arrivò mai in Europa e il supporto alle reader fu tagliato nella versione PAL. Poco male, perché la riedizione su Virtual Console della Wii U, ancora disponibile, includeva l'accesso istantaneo a tutti i contenuti sbloccabili tramite i reader. Rimaniamo sempre su GBA, ma andiamo verso qualcosa di più particolare. Super Mario Ball o Mario Pinball Land, come è conosciuto in America. L'improbabile mix tra il regno dei funghi e un flipper fu sviluppato da Fuse Games, studio che vedeva tra le sue fila i creatori della serie Pro Pinball. Il risultato è un classico flipper che però integra al suo interno alcuni capisaldi dei platform di Super Mario. L'obiettivo, proprio come in Super Mario 64, è quello di collezionare stelle per procedere nei livelli e, coincidenza delle coincidenze, ce ne sono ben 35 in totale. Auguri! Il gioco presenta 5 differenti mondi e altrettanti boss, che culminano con il castello di Bowser e una battaglia contro il temibile Re de Koopa. Il gioco purtroppo non ha visto alcuna riedizione. E se vi dicessi che anche Game Freak ha messo le sue zampacce sulla serie di Mario? Prima che il team diventasse famoso per la serie di Pokémon, partorì un curioso esperimento che non uscì mai al di fuori del Giappone: Mario e Wario per Super Famicom. Si tratta di un puzzle game molto particolare che si controlla esclusivamente tramite il mouse del Super Nintendo, il che lo rende uno dei pochi giochi a essere pensati appositamente per la periferica. L'obiettivo è quello di guidare Mario verso la fine del livello dove c'è Luigi ad aspettarlo. Il protagonista è infatti reso cieco da Wario, che dispettosamente gli copre la vista mettendogli svariati oggetti come cappello. Il giocatore ha il controllo diretto di Wanda, una fatina che può interagire con lo scenario e liberare così il percorso per Mario. I livelli in totale sono 100 e la difficoltà non è per niente banale. L'esperimento è piuttosto insolito e anche se esiste solo nella versione giapponese,
Il gioco è completamente localizzato in inglese. Avete presente la riedizione del Game & Watch pensata per il 35esimo anniversario della serie di Mario? Beh, non è la prima volta che il regno dei funghi contamina l'immaginario delle console portatili ideate da Gunpei Yokoi. Infatti, se questo genere di crossover vi interessa, vi consiglio di recuperare la Game & Watch Gallery. Tra il 1995 e il 2002 furono rilasciati ben 5 episodi di questa serie. Anche qui la nomenclatura è abbastanza un casino, ma a non interessarci è solo il primo episodio, chiamato Game Boy Gallery, che non presenta alcun riferimento a Mario. I successivi titoli, ovvero le Game & Watch Gallery, dalla 1 alla 4, sono delle collection che presentano vari titoli presi direttamente dalle popolari console uscite negli anni 80. Tutte e quattro presentano, oltre a una modalità museo ricca di screenshot, due versioni di ogni gioco, la modalità classica, fedele in tutto e per tutto agli originali, e quella moderna, che presenta un restyle grafico completo, inserendo Mario e compagnia come protagonisti. L'ultimo episodio, uscito per Game Boy Advance, è sicuramente il più completo, ma tutti sono disponibili sulla Virtual Console del 3DS. Attenzione a non confonderli con le due collection apparse su DS e disponibili solo tramite ordine sul Club Nintendo. Queste due raccolte sono porting dei giochi originali, senza alcun riferimento a Mario. E a proposito di collection, come non citare la Ultimate NES Remix apparsa su 3DS? Si tratta di una compilation dei due remix usciti su Wii U e aggiunge qualche elemento interessante ad una formula di per sé già fuori di testa. Potremmo descrivere Ultimate NES Remix come WarioWare incontra il NES. Sostanzialmente al giocatore sarà chiesto di completare varie sfide su degli estratti dei grandi classici del Nintendo Entertainment System, imponendo obiettivi totalmente estranei al gameplay originale. Si va dallo speedrunning fino all'affrontare livelli completamente al buio o con le piattaforme che scompaiono. La versione Ultimate per 3DS aggiunge parecchi contenuti, tra cui la possibilità di giocare il primo Super Mario Bros. Nella sua interezza, ma ad una velocità folle. Se non lo conoscete, è un recupero straconsigliato. Conoscete Mario Party? Sicuramente sì, ma non penso che molti di voi abbiano mai sentito parlare di Boom Street, oppure Fortune Street, come è conosciuto in America. Prendete la semplicità e l'immediatezza del party game con protagonista Mario e aggiungete la complessità e la strategia di una partita a Monopoly, complicando il tutto con un complesso sistema di compravendita e valore di mercato. Ai personaggi del Regno dei Funghi aggiungeteci quelli della serie Dragon Quest e come risultato avrete Boom Street per Wii. In realtà si tratta di una serie abbastanza popolare in Giappone, ma che in Occidente è arrivata solo con l'episodio per Wii, che presentava appunto l'incursione di Mario e soci. Se siete amanti dei board game, recuperate assolutamente questa hidden gem. Attenti però perché la difficoltà di gioco è piuttosto elevata. Il recente annuncio di Mario Golf per Switch ha riacceso l'attenzione nei confronti di questa serie dimenticata da un bel po' di tempo. Vi consiglio di recuperare un po' tutti i giochi appartenenti alla saga, ma in questo video mi soffermerò in particolare sull'episodio uscito nel 2004 per GBA. Scelgo Advance Tour non solo perché rappresentò un passo in avanti gigantesco rispetto al suo predecessore per Game Boy Color, ma anche perché è forse l'episodio più atipico di tutti quanti. Gli elementi JRPG tipici della serie prendono il sopravvento nella modalità storia, dove sostanzialmente Mario lo vedremo solo alla fine. Si tratta di un JRPG a tutti gli effetti, con personaggi generici e overworld esplorabile. I riferimenti a Mario sono ridotti veramente all'osso. Quella di Camelot fu una scelta a dir poco particolare, ma visto che in quegli anni stavano tirando fuori anche Golden Sun, direi che possiamo chiudere un occhio. A proposito di sportivi a tema Mario, quanti di voi conoscono Mario Slam Basketball? Ben pochi e non riesco a spiegarmi il perché. Si tratta infatti di uno sportivo arcade divertentissimo che riesce a unire in modo fluido e geniale tutto l'universo narrativo di Mario all'interno del basket. Il gioco uscito su DS presentava un sistema di controllo molto intelligente che sfruttava a dovere una delle feature principali della console, ovvero il touchscreen. Come se non bastasse, trattandosi di un gioco sviluppato da Square Enix, è stato il primo titolo ad avere un roster composto sia da personaggi di Mario che di Final Fantasy. Anche la colonna sonora è estremamente curata e coinvolgente, insomma, se non lo conoscete, recuperate assolutamente Slam Basketball. Lo trovate anche sulla Virtual Console Wii U. E chiudo con quello che è uno dei miei platform preferiti in assoluto, ma che purtroppo non viene citato spesso quando si parla dei migliori giochi di Mario,
Mi riferisco ovviamente a Super Mario Land 2 Six Golden Coins, un platform epocale e per tantissimi motivi diversi. Ad esempio, il gioco introdusse per la prima volta Wario, l'acerrimo rivale di Mario, e si discostò dalla classica impostazione narrativa che vuole Mario partire all'avventura nel tentativo di salvare una damigella in pericolo. È palese l'ispirazione nei confronti di Super Mario World, a partire dalla progressione non lineare che consente di affrontare i livelli nell'ordine preferito dal giocatore, ma ciò che rende veramente estasiati è che un gioco di tale complessità sia stato pubblicato su un hardware limitato come quello del Game Boy. Insomma, il primo Super Mario Land era così. Per me, un vero gioco rivoluzionario che meriterebbe molta più attenzione. E visto che oggi è il Mari Day, un piccolo consiglio bonus: non sottovalutate la storia in single player di Super Mario Maker 2. Una storia composta da ben oltre 100 livelli creati da Nintendo stessa, il cui completamento è necessario per ricostruire il castello di Peach. Una bella aggiunta ad un multiplayer dal grande potenziale, ma purtroppo segato dalle limitazioni di Switch. E poi, oggi il gioco è in offerta, quale occasione migliore? Bene poracci, vi auguro ancora una volta un buon Mario Day a tutti quanti, anche se leggermente in ritardo, e vi aspetto nei commenti per sapere se conoscevate questi titoli o se magari ne avete altri da consigliare. Io vi do appuntamento al prossimo video, intanto lasciate un like, attivate le notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Io sono il Poro Mari, Michele Day, ciao!